Sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale intervenisse modificando il piano del fabbisogno del personale, prevedendo le progressioni verticali del personale della Polizia Municipale. È la proposta dell'ex assessore al bilancio del personale Maria Laura Maggiore in relazione a quanto accaduto recentemente in città, la quale aggiunge: ad oggi circa 12 dipendenti possono svolgere soltanto i compiti inerenti alla repressione delle violazioni stradali e delle ordinanze. È necessario che il comune si doti di più vigili e può farlo con facilità laddove lo volesse. La giunta faccia una seria programmazione del personale e non si trinceri dietro l'assenza dei vigili perché può risolvere il problema. Non è l'unica azione che si può fare, ma è la più immediata per dotarsi di un corpo di polizia municipale idoneo e colmare i vuoti relativi al controllo del territorio. Entro il prossimo 30 novembre sarà possibile presentare la domanda presso l'ufficio protocollo generale del comune di Bagheria per essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggi elettorali in occasione delle prossime elezioni. Gli interessati possono scaricare il modulo dalla sezione modulistica del sito web comunale dall'albo pretorio online. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio elettorale del comune al seguente numero telefonico 091 94 3379. L'amministrazione comunale di Altavilla Milicia fa sapere che nonostante la notevole collocazione di esche e trappole non si ha ancora la certezza di avere debellato del tutto la presenza di topi all'interno del plesso della scuola dell'infanzia, sebbene ieri il problema sembrasse finalmente risolto. L'intervento di derattizzazione in atto dovrà pertanto proseguire. Il comune auspica di poter fare rientrare i bambini giovedì prossimo 11 novembre, ma non prima di avere l'assoluta certezza della salubrità dei locali. Entro il 2022 i lavoratori precari del comune di Trabia saranno stabilizzati e l'amministrazione ha anche assicurato lo sblocco delle somme per tutti i dipendenti, l'avvio della contrattazione decentrata 2021 e la programmazione delle progressioni. Parlo Gianluca Cannella, Luigi D'Antona e Nicola Sunseri della CSA CISAL, Salvatore Sampino della UIL e Lillo Sanfratello della CGL, commentando l'esito dell'assemblea svoltasi venerdì scorso alla presenza dell'amministrazione comunale di Trabia. Il comune, nonostante le difficoltà finanziarie, ha comunque voluto avviare un percorso virtuoso e di prospettiva e le organizzazioni sindacali si dichiarano soddisfatte, anche se terranno alta l'attenzione perché tutto si realizzi in tempi brevi. Pubblicato il bando di concorso per la concessione del beneficio del servizio abitativo posti letto straordinario per l'anno accademico 2021-2022, riservato agli studenti con disabilità. Per partecipare al concorso prevista la procedura online. A partire dalle 9 di oggi, 9 novembre 2021, e fino alle ore 14 del 24 novembre, sarà disponibile nella pagina personale del portale dei servizi online dell'ente la procedura online per la partecipazione al concorso degli studenti disabili. Fare il vaccino anche alla fascia di popolazione dai 5 agli 11 anni è importante perché il vaccino è l'unica arma che abbiamo per vincere la pandemia. Lo afferma la professoressa Anna Maria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria, che non ha dubbi. Immunizzare anche i bambini è importante, tanto quanto i più grandi. Mentre oggi il direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA, Nicola Magrini, parla di alcune settimane per l'ok dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, al vaccino per queste fasce d'età e che sarà seguito immediatamente da quello dell'AIFA. Staiano ne sottolinea sicuramente la sicurezza.